Qua nelle immagini, l'ultima immagine in particolare è un taglio del nastro, un taglio del nastro di una sfida lanciata da tante persone, una sfida che anche questa qui, perché volevo coinvolgere virtualmente uno dei nostri primi ospiti. C'è solo un momento di prezzo a dire il sindaco Roberto Ossella. Sentiamo. Sono passato da un progetto a questo numero. Grazie al sindaco di Terzo, da Roberto Ossella, Ramiro, e a tutti. Ne ho avuto la ricetta da questo in alto tutti noi,
È un orgoglio poter accoglierlo con determinazione, costanza e impegno. Nemo Trento è tutto questo. È un sogno che si realizza, fatto da un lavoro di squadra, di persone che con entusiasmo si sono tuffate in questo impegno, con la voglia di crescere e realizzare qualcosa di davvero importante. Nemo è un orgoglio. Lo so. Perciò non abbiamo la possibilità di assaggiare quella che è. Sì, quando ci interfacciamo con i nostri medici, con Riccardo, con gli altri. Muscolare che fermare il tempo è una cosa importante. Qui siamo, grazie alla provincia di Trento, grazie al Presidente, siamo nella condizione di poter far tutto del centro clinico Nemo di Trento, un luogo nel quale scaricare la malattia. Qui, oggi, è quello di essere solidali, di essere vicini agli altri, come ricordare, ma soprattutto fuori da un contesto. All'interno dei nostri centri clinici Nemo vediamo di aggiungere un elemento fondamentale che sappiamo e che dobbiamo pretendere proprio nei nostri centri ed è il lavoro che cerchiamo. Si ricordava, abbiamo la necessità e troviamo quindi con fortuna per alcune malattie neuromuscolari stanno arrivando dei farmaci innovativi, delle strutture che sanno metterle a disposizione della nostra comunità. Questo progetto immagino grande soddisfazione, ma ci saranno anche altre associazioni che rappresentano le patologie neuromuscolari cattiva e questo ci deve rendere responsabili del fatto. Saluto innanzitutto il Presidente Montale e tutti gli interventi. Di rallentare il tempo. Credo che questo sia stimolo personale di questa struttura. Abbiamo avuto modo di vederlo da dentro e da come è stata costruita, da come è sicuramente un grande passo avanti, avendo ricevuto la disponibilità di Nemo di arrivare a Trentino, quindi anche questo si collegherà al tema dell'università. Questo momento particolare e questo è un messaggio di speranza, è un messaggio di speranza di un Trentino che comunque va avanti, di un Trentino che prova la vita. Diamo spazio alla vita e allontiamo il tempo. Grazie. Grazie Presidente, diventa anche un simbolo, no? Noi chiudiamo qui allora questa prima parte della conferenza stampa.